Ciclope. Ah, il ciclope ci vede, ma io non vedo che ha la serratura per gli occhi. Scontro a distanza, mi raccomando. Cioè, no, no, non dovreste farlo in realtà, però io lo faccio perché mi è più. Quella faceva male se mi arrivava addosso, veramente. Con quale lentezza me lo fai? Fino adesso. È stato lento, però cattivo. Sul serio? Un colpo solo. L'avete visto anche voi, vero? E alzati tu che mi intralci. Ora dovrebbe scendere il ciclope, se non sbaglio. Scendi. Sceso. Ma voi vedete che. Ma io non vedo la serratura per. Cioè, non vedo il buco per gli occhi. Ma che ne so, andrà intuito. Tipo con l'udito. No. Uso spesso l'arco perché vedo che mi. È stato molto utile. Specialmente con. Perché non mi ha schivato? Oh sì, me l'ha schivato, non mi ricordo. Non mi ricordo neanche quello che ho fatto adesso. Cosa? Cosa mi ha colpito che ero dietro di lui? Sul serio? Vabbè, non me la prendo più di tanto. Perché finché non mi toglie mezza vita a colpo, mi va bene tutto. Ah, adesso abbiamo distrutto. Adesso sì che ci vede. Altre brutte persone. Ma non saranno un problema. Cosa? Stavo dicendo. Ok, si fa difficile. Quella carica. Vabbè. Ma cosa sta succedendo? Devo colpirne uno e concentrarmi su uno solo. È per intimidire, spero. Beh, non ha fatto effetto. Ha fatto effetto. Molto bene, l'abbiamo fatto fuori, men che non si dica dopo che ho imparato le mosse. Fuori dal ballo. Adesso sì che viene il problema. Non vorrei usare l'ira di Sparta perché vorrei fare il gioco senza, perché ho sempre paura che di buttarla via. Ho sempre paura di buttarla via e che mi servirà dopo, ma in realtà alla fine arrivo a fine gioco che non l'ho mai usata. Quindi vorrei evitare. Proprio per questa fobia. Cioè, si chiama ira di Sparta fobia. No, è vero, non ci avevo pensato. Posso usare l'ariete. Ah. Doppio ci vuole lo scontro a distanza. Se no, hai voglia. Te schiva. Fortuna che non c'hai un tipo di stamina sulle schivate, se no il gioco sarebbe. È il principio di Dark Souls. Non so chi dei due sto colpe. Aia, aia, veramente. Oh, ma sta andando a fuoco, ormai è un. Ma com'è che non crepa? E l'ho anche potenziato al massimo. Sì, potenziato al massimo, un parolone. Bastava un potenziamento per. No. State lontano. Sì, vabbè, se è uno solo, posso anche. Vai, 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 vai. Scusa. Grazie per avermi lasciato. Col. No, ok, qua sono stato stupido io. Qua sono stato stupido io. Veramente. Ero poco concentrato, ora gli rompo la serratura per gli occhi e ora gli rompo la testa. Ora l'altro non sarà un problema. Ma perché non sto zitto almeno una volta nella vita? Dicevo, dopo che ho fatto fuori l'altro, questo sarà una passeggiata. Ci ho messo mezz'ora a rifar tutto. Che cavolo, dai, almeno muori facilmente, dammi questo premio. Voleva. E dopo un po'. Ma le hitbox sono fatte, non dico leggermente male, ma proprio perché. E sono dietro di lui e lui fa la carica, prende me. Ma che cazzo vuol dire? Almeno abbiamo finito sta parte. Ah, beh, sì, beh, bello tutto fatto d'oro. E c'è una lucetta lampeggiante sotto la porta. Vuol dire che possiamo aprire la porta. O almeno così sembra. Sì, si può. La fiamma dell'Olimpo. Ah, ci siamo arrivati? Sì. Ci eravamo arrivati anche prima, ma. Sì, bello lavoro di marmo intarsi d'oro. Vabbè, ma non sono qua per giudicare l'arredamento, ma per spaccare tutto. Che devo fare precisamente? Sì, la fiamma dove c'eravamo prima. E dunque, qui c'è un salvataggio che non userò. Perché sennò. Voleva. Ah, scrassini. Me li ricordavo più forti?
Ma sì, tanto vale usare la magia e l'energia e la vita. Perché se non la uso ora non la userò più. C'è un silenzio inquietante. Ah, però sono intelligenti che te le sparano con la mano, se sei vicino. Questa porta è bloccata. Grazie per aver finito la frase. Qui vedo Ares. Eh sì, tutto il workshop di tutti gli dei. E qui c'è un corridoio bello, tutto il marmo lucido che riflette il soffitto. E questo e questa cosa è? Cos'è? Ah, so come si combatte, ve lo spiego adesso. Ve lo dice. Perché diventa invisibile, si diventa invulnerabile, devi usare la luce. La luce del sole. Così Solaire è contento e ci fa vedere che nemico è. Ma da soli è anche facile. Aia! No. Ah, devo fare due prese. Oppure la ammazzi come vuoi. Ok, ritiro quello che ho detto. È difficile. Sì, ma così non faccio nulla. Sono troppo preso male. E basta. Ma dove ero circondato? Ma non è finita. Qual è quella che ho indebolito? Basta, basta, che cavolo. Sono circondato. E lasciatemi un po' di spazio vitale. Oh, no, 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 no. Eh sì, educa il pulsante. Ah, ora posso, ora posso. Fa male a tutti questo qui, anche a me. Soprattutto a chi ha le cuffie. Come me. Ora che da solo si può fare fuoco. Non torna invisibile. Non con me qua intorno. Ce la faccia. I due qua dietro mezzi pelati. Ah, non ancora. Mi sembra che è più facile dopo che facciamo un. Vi ho detto io che era più facile dopo che lo fai una volta. Ora finiamo il lavoro. Torniamo con l'arco che mi piace di più. Voglio finire. Ah, volevo appunto vedere come morivano con la freccia di fuoco. Interessante. Ah, una piccola curiosità, in tutti i God of War c'è sempre una scala a chiocciola così. E riprende sempre dall'alto. Guarda, vi giuro, giuro. Sempre. È esperienza personale. E sono arrivato in un grande cancello. Allora io vedo troppo oro in questa stanza, troppo. Devo rubarne un po'. Ecco, vedo quadrato, triangolo, cerchio X. Ah sì, dopo vi spiego. Prima devo fare un lavoretto tipo questo. Ma intanto un lavoretto più importante. Cioè andare qui e si devo tipo accordare le. Devo accordare le corde. Quando vedi che il simbolo è bello a posto. Sì, è simme. Cioè. Come dire, quando vedi che il simbolo è giusto con il resto degli oggetti, vuol dire che è quello che sono accordate bene. Tipo, no, il prossimo mi sembra. Sì, giusto, giusto. Questo qua è già a posto e questo qua deve essere cambiato. Perfetto. Vi ho detto io che così è. Infatti, vedi che vanno già in posizione per girare. Quello per già. Ah, sì, dopo vedete nel video che non vi spoilerò nulla, che poi venite sotto casa mia con i forconi e le torce. Ah, questo non me lo ricordavo. Importante? Sì, mediamente importante. Bello come non subisce danni da caduta. Anche perché sì, sarebbe logico. Affronto il ciclopi e tutto, però subisco i danni da caduta, beh, sarebbe un po' illogico. Ok, mettiamoci in posizione e cominciamo a suonare qualcosa. Stiamo accordati, se no mi ritocca far da capo. Ascoltate bene.
Sbaglio o è la colonna sonora della classica saga? Non ditemi di no. È quella. Ah, ora vanno lì col marchingegno lì a girare. E mi sembra che stacchino come si chiama? Ah no, la portano su. La portano su, così non serve che torniamo giù. Ah, c'è anche una leva per togliere tutto il ferro che c'è intorno. Ora, se non sbaglio. Bello l'effetto. Bello. Ora un ascensore dei vecchi tempi, tutto lussuoso. Troppo tranquillo, vero? Un po' troppo. Anche se, guarda come sono illuminato. Oh, rifletto da quando sono via. Ah, sti qua hanno gli scudi. No, hanno gli scudi impenetrabili. Non posso fare nulla. Per adesso. Posso solo subire e aspettare. Però, cavolo, se sono irritanti. Sono irritantissimi. No, ah, giusto. Dai, fammi di nuovo, di nuovo, di nuovo. Questo mi fa. Non mi ammazza. Però gli regolo macchina. Sì, gli ho regalato un fianco. No, dai, fammi raggio. Raggio, come si chiama? Raggio petrificante. Dai, che devo ammazzarvi tutti. Dai. Fallo, fallo che mi serve. Quando mi serve non lo fa mai. Ha rigato per terra. Di nuovo. E basta però. O non gli basta tutte queste strisciate. Guarda, dai. Ora che mi serve. Che palle. Ok, sarò costretto a contrattaccare. Beh, contrattacchi, muori. Oh, dai che ce l'ho fatta, dai che ce l'ho fatta. 2, 3. Oh, forse mi serviva quella. Peccato. Vabbè, l'importante è che. Ma quanto vi odio. Ci ho messo mezz'ora per aspettare. Il trucco era andare così. Imparato. Finché non arriva il lampo petrificante della magistratia, come si cazzo si chiama. Ma l'importante è che arrivi. Dai che funziona. E tre, tutti e tre in un colpo. Tutti e quattro in un colpo. Finiti? Mi incazzo se ce ne sono altri, eh. Finiti? Per fortuna, oh. Ci ho passato veramente mezz'ora qui a farla, eh. L'importante è la pazienza. Nient'altro. Il problema è che devi. Ah, non sono morto, ok. L'importante è che devi anche trovarla la pazienza, quindi. Ah, ci hanno fatto la scala a chiocciola proprio solo per noi. E sì, ci può. Per evitare di rifarci tutta la strada, ci riporta direttamente la fiamma per evitare di. Ah, e lì c'è la leva per girare il tutto. Se non sbaglio. Sì. No, non per girare il tutto, per togliere l'acciaio. Sì, sembra sia acciaio, magari è. Quando sono lunghe queste scale. Chissà quando sarà il prossimo boss. E chi sarà soprattutto? Non voglio dirvelo, io lo so già. Ma vi lascio col mistero. Ma che casino che fa per togliere tutto questo involucro di oro, acciaio, diamante, qualche. Ah, non c'è. Si è fermato. Va su con la catena, mi sembra. Ah, tiri sulla catena, però te la bloccano loro, quindi devo andare giù a dirgli su parole che stacchino le mani e lasciano andare la catena. O meno se fosse così facile. Ma ovviamente non lo sarà. Però si è aperta una porta. Magicamente. Fermi. Li uccisi entrambi? Madonna, proprio arciere maestro qui. In questa porta andiamo in un altro pavimento, lucido. No, sti bastardi, vi ricordate? No, stavolta vado io di distanza, sì, di distanza perché ormai. Vieni giù. Ah no, stavo già per farlo venire su, ma ha capito la lezione ed è tornato subito su. Non lui, l'altro. Non lui, l'altro.
Non lui. Ah, sì, giusto, giusto. Ma questo qui devi tirare su. Ma questo qui devi tirare. Sono tipo delle talpe, tutti che vanno giù qui. Voglio finirlo. No, come sono morto. E mentre faccio la presa muoio io. Non loro. E ora gli rompo la schiena. Ancora in piedi stai. Però che giovane. No. Basta andare sottoterra. Basta. Io non mi posso seguire lì. E se non mi posso. Guarda lì quell'altro dietro. Cosa ti avevo detto a proposito di non andare sottoterra? Che non devi andarci. Uno è morto. Se la fa. Violento. Voglio provare a ucciderlo con la presa. L'avevamo già fatto l'altra volta. Però voglio. Ecco, così. Capito come si fa? Però riceviamo meno sfere. E questo non mi piace. Ennesima scala a chiocciola. Stavolta va verso il giù, verso il basso. E chissà perché hanno voluto mettere le scale a chiocciola. Polvere d'oro. Polvere d'oro che fluttua. Solo una cosa vuol dire. Questo. E abbiamo anche la vita, energia, vita, stessa roba. L'importante è che è aumentata. Salvata. No, se no dura troppo poco. Andiamo. Oh, questo mi piace. Questo decisamente mi piace. Ora. No, non vi dico niente. Ecco qua, qualcuno ci acclama. Ah. Io. Ma e lei come si permette? Sì, era, no, era una volta, era. Adesso non più. Vuoi sempre uccidere mio marito, immagino. Sì, perché no? Solo vendetta. Non posso biasimarti. Da quando uccidesti mio figlio, Ares. La paura. Io sono stato, mi hanno detto loro di ucciderlo e io ho solo fatto la roba. Beh, non fa una piega il ragionamento, non avrà più paura una volta morto, beh, è vero. Pandora, quella povera creatura generata da mio figlio Efesto? Beh, non possiamo permettertelo, mio figlio. Ma solo a me sembra una soap opera. No, veramente, distruggilo. E chi? Che è sto casino? Sta arrivando un carro armato? Qua quasi. Con quale? Eh sì, è un carro armato. Ercole. Salute, fratello. Cazzo. A meno che gli parla come se fosse un anetto. Si parlano entrambi come se fossero due. Ma non gli arriva neanche. Non gli arriva neanche al. Che ne so. Cioè, gli arriva malapena al manbraccio, che cavolo. Al pollice grande come la testa di Kratos. Ascolta questo. Mentre ti incoronavano dio della guerra, a me toccò cercare una mela. Sì, lo dice come se non fosse un cazzo di nulla, ma. Certo, mandò me a uccidere i leoni di Nemea, ma fu il tuo nome ad essere sulla bocca di tutti. Volevi fare cambio di lavoro per caso? Assassino divenuto eroe, un uomo divenuto dio. È quello che è successo? Questa volta io annienterò te. Come? Considerala la mia tredicesima e ultima fatica. Presto io sarò il dio della guerra e rivendicherò il trono solo per me. E così sarebbe se non fossi, se il gioco si chiamasse God of Hercules. Ma invece vincerò io, perché io sono il protagonista e tu no. Ah, questa è una delle boss fight più fighe che. Ah, comincia subito! Vi giuro, questa qua è una delle boss fight più fighe di God of War. Vi giuro. Perché è tutto un casino, ignorante come deve essere. Guardate, già gente che striscia per. No. Provateci. Ah, giusto, hai anche i camperoni là sopra. Ma non mi faccio intimidire da quattro
da 4 topi di fogna. Oh, che figata che flutto in aria mentre spara le frecce. Tipo, che hai... E c'hai... Scarsoni. No, allora, l'ariete che rovino tutti, poi dopo rovino te. E... Ma scusa, è tutto qui quello che mi mandi per ammazzarmi? Ho sopportato il triplo delle fatiche tue. Ah, adesso fa sul serio, coi guanti. E poi li butta per terra. Complimenti. Ora si fa sul serio. Però lo stronzo non è a solo... Accerchiatelo, provaci. Ah, è vero che fa tipo... Ma no, quello sì... Quello era un cartone. Prima devo ammazzare i... Aia. No. Questo qui fa male se ti arriva. Devo starne... Guarda che non credo che sopravviverò allo scontro. Ho detto. Per fortuna che c'è un checkpoint che non devo ricominciare da capo. Ma sono immortali che non muoiono. Guarda lì, non muoiono. Non credo. Oh, io spammo. Ah, però ci ha provato, apprezzo lo sforzo. È tipo un comandante che... Ah, non posso pararli. Beh, sarebbe anche logico. No, adesso mi arriva. Fa male più i suoi che a me. Non credo che sia una buona affermazione. E vabbè, ma dai, ma tu li schiave. Aia. Fa sempre più male. Ah, ma non posso pararli questi, dai. Allora, credo di star solo... Mi sa che sto perdendo tempo e basta. Perché devo andare... Madò. Sempre che mi dimentico che non posso pararlo. Beh, quello se mi prendeva faceva male. Devo prenderlo alle spalle, mi sa. No. E gli schiavi di merda. Non so chi far fuori per primo. Ah già, scontro a distanza. Ricordatevi lo scontro a distanza. È la scelta più... Ah, ma io ho anche la rabbia di Sparta, cioè come si chiama? L'esercito di Sparta, giusto, e non lo uso. Ma a me io mi ricordo che potevo parare gli suoi attacchi, perché non posso più? Mi ha preso? Ah, non l'ho fatto incazzare. Eh beh, non mi incazzo anch'io allora. Se ti incazzi tu. Ah, ora gli faccio un placcaggio che lo mando sulle spine. Levatevi. Sulle spine. E li tiro. Ah, ora che gli tolgo gli spallacci. Gli posso far più male. Senti. Ok. Perché se no. Non posso andare. Ah, però gli ho fatto male, deve ammetterlo. Quante frecce appiccate sulla te. Ah, frecce appiccate dappertutto. E questo non fallirà mai. Va, ma porca puttana, mezza vita in un colpo. Forse ho trovato il modo di faccio l'ariete con i suoi stessi scagnozzi e così. Tanto lui non mi può far danno intanto che la fa. Ciao! Prova a colpire. Non me l'aspettavo. Oh, che cavolo, si incazza per la seconda volta. Beh, allora stavolta io mi incazzo ancora di più, dato che mi hai fatto sudare 70 camicie. No, 7. Oh, e cosa fai senza l'elmo ora? Porca troia, senza armatura che fai? Non fai più lo sborone? O almeno lo spero. Oh oh. E mo? Ah, uno contro uno non fai più il cazzo. Anzi no, lo fa come? Minchia. Comunque il pugno là ti ammazza per le prossime 7 vite. Beh dai, non sembra poi così. Devo stare zitto. Già fatto più di una volta e più di una volta l'ho preso in quel posto. Oh, ma mi ha fatto un parry, o almeno mi ha fatto un parry. Ma che cosa mi invento per... No, da solo non è più così difficile. Io faccio due colpetti così perché ho paura che, tipo, ecco, ho paura che mi arrivi un cartone, ma di quelli potenti in faccia. O nulla,
Guarda che rapido. No. Io vado leggero. Ah, non faccio nulla se gli sparo. Almeno penso. Subisce danni solo se gli faccio quelle là. Tipo piuma di Prometeo, probabilmente. Ma guarda, guarda. È un mordi e fuggi. È un mordi e fuggi. Pa. No. Sì, ho tutta la vita quasi. Sì, ho tutta la vita, ma è sempre probabile che mi arrivi qualcosa di forte. Tipo. Oh, è dura ancora. Ma no. Ora capisco perché vuoi contenderti il titolo. No. Sembra un incontro di wrestling. Solo che questo qui non è finto. Se non sapevate che il wrestling era finto, mi dispiace per voi. Ma ora lo sapete. Meglio saperlo che non saperlo. Oh, ma quanto resiste sto qui? No, se dopo mi fai ricominciare da capo, io veramente butto via il gioco. Se perdo. Spero di non perdere, perché così non vedo come potrei perdere. A meno che non faccia una carica di pugni imparabili. E allora sì che perdo. Ma gli ho fatto danno però. Era. Avete visto con che. Avete visto con cosa come ha fatto? Ha fatto. Ha fatto un destro-sinistro velocissimo. Aia. Non ci ha uccisi, vero? Ah. Porca troia, un pugno con i reni così non lo reggi nemmeno tu, eh. Ah. E adesso. Fusso rotta. Sì, lo so, il gioco sbagliato. Ah, uno contro uno ora, eh. Finalmente. Guarda quanto è. Ah, è più lento a fare indietro. No, io ho paura, non ci vado lì. Io non ci vado lì. Ah, posso parare lì. E allora ho vinto. Dai, cosa fai ora senza i tuoi. Au. Oh cazzo. Si è incazzato. Aia. No. Male alla faccia, vero? Male. No. Però fanno male in faccia, vero? Vero. Mettilo anche tu. Dimmi che fa male in faccia. Però è agile, eh. Per quanto può essere grosso finché vuole, ma l'agilità non gli manca. Oh, ma questi tre pugni in faccia ti arriveranno sempre. Devi convivere con questa. Con questa casualità. Oh, neanche se lo colpisco per te. No. Almeno non mi fa più la presa a due mani che mi scarta. Che mi scarta vetra tutte le costole. Oh, ma se colpi. Aia. Ah, è vero, non posso bloccarlo. Metà. No. Voleva. Ah, adesso me la fa la presa a due mani. E ritiragli sto cartone. Se no qua non finiamo più. Ah, il contrattacco gliel'ho fatto con. Con. Come si chiama? A colbello. Ma stiamo perdendo vita o no? Io ho sempre paura di prendere vita. Ah, ne perdo un po' però, ne perdo. Vabbè, fa niente. Ma quando andrà avanti ancora sta. E via. Posso? No, avevo visto un cerchio. Dove va adesso? No, eh. Ok, si è incazzato. Ha tirato su un'arena intera. Ma io posso far di più. Perché se posso ributtarti giù l'arena, allora vuol dire che. Almeno spero, eh. Con questo sì che fai una corsa in pendenza. Ma no. A momenti è verticale. Sono uscito. E adesso sì che te ne stai tranquillo per un po'. Adesso godetevi il momento. Godetevi il momento in totale silenzio. Sì, gli sto riducendo male la faccia. Adesso è morto. È morto. Non può essere vivo. Gliele abbiamo date. Ma peggio di come pensassi. Davvero peggio di come pensassi.
E da chi esce là sotto l'acqua? Il mago Kratos. Ok. C'è i Cestus di Nemea. Però ammettetelo. Questo faceva male. Com'è che andavo sott'acqua? Che qui c'è un oggettino. Spallaccio di Ercole, vedete? Che era lì da ancora prima che io gli tirassi i cazzottoni. Niente, controllavo che la registrazione andasse avanti perché avevo paura che andasse a puttane. Vabbè, trovo un salvataggio e chiudo l'episodio che è durato anche un po' troppetto. Però dai, ammettetelo, è stato bello come episodio. È qua? No, non è qua. Ah, percuoti il terreno. Ah, sì, ah, bello questo qua, bello. Infatti io potenzierò solo i Cestus, i Ca e sì, Cestus, Cestus. E no, perché su Dark Souls si chiamano Caestus. E potenzierò solo i Cestus e le spade. Poi quello che verrà dopo lo potenzierò per pura casualità. Sì, per non accumulare le sfere. Ah, ma io sono infinito e allora ditemelo prima. Così lo spamma. Ecco, sì che ti fa male. Un'onda d'urto per terra. Anche se farebbe male se ti arrivasse in faccia piuttosto che per terra. Ah, vedete quei ghiacci ghiaccioli là? Ecco, i ghiaccioli in realtà sono onice e si possono spaccare solo con questi pugni. Pugni giganti, che ora diventano ghiaccioli rossi. E liberano una leva. E la leva, proprio per dove c'è il cadavere di Ercole. Sì, ancora lì. Allora possiamo essere sicuri che è morto. Perché se non si è mosso. Se non si è mosso. Ah. Scusate, si è abbassato il microfono prima? No, è probabile. Ma fa niente. Dato che ho abbassato parecchio il volume del gioco, quindi. No, li ho finiti, ho finito. Il mana. Ecco, quando percuoti per terra è forte. Spammi questo qui. E allora sì che pesti bene. Eh sì, Super Estus e c'è Estus, Cestus, cazzo. Cestus. Cestus. Lo ripeto in continuazione così. Ah no, vediamo un po' cosa fa con R1. Ah, con R1 confermi che gliele hai date. Perché vedi. Vedi com'è ridotto. No, c'è solo un po' di ombra. Finirà mai sto tunnel? O quando è lungo? Vedo un'uscita? Sì. Oh, un'uscita finalmente. Salvataggi? Sala di Poseidone. E lì vedo una fiammella. Ah, sì, la fiammella con Pandora. E basta però. Aiuto. Sto morendo. Ah no, però se faccio così non mi colpiscono più. Forse. Ma vaffanculo. Oh, e anche questa è andata. Ora non vedo soluzioni. Non ne vedo qua però. Ah, una levetta qua. Sì, una levetta è un diminutivo. È gigante. E fa davvero così fatica. Più vai avanti, più è faticoso. Davvero? Ah, ce l'abbiamo fatta e ora. Vabbè, salvo, salvo e basta. Sì, aspettatevi i prossimi. Io continuo a usare questi. Anzi, no, questi qua. Io continuerò a usare questi qui perché mi piacciono più degli altri. E vi giuro, i prossimi episodi usciranno più spesso. E chi cavolo parla, lo scopriremo al prossimo episodio. Comunque, ciao a tutti.